Grazie, grazie mille. Allora sì, io ritorno sempre sul solito discorso. Parliamo di rifiuti, non posso che parlare di riduzione, perché secondo me è la priorità. Ho visto che al titolo terzo del regolamento, quello che riguarda la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, principi generali, e l'articolo 8, si parla appunto di riduzione, però io purtroppo devo dire che noi siamo forse un po' presuntuosi, no? Nel pensare che ogni volta che Roma Capitale, non parlo di noi, parlo da sempre, faccia dei regolamenti, li pubblica, Albo Petrolio quant'altro, devo dire che poi vai fuori, chiedi ai cittadini o i cittadini ti chiedono e percepisci che tutto questo lavoro fatto dagli uffici, dalla Giunta, dall'Assemblea Capitolina, in realtà non è conosciuto fuori dai cittadini. Quindi è vero che c'è qualche traccia sulla riduzione nel regolamento che stiamo discutendo, però io con il mio ordine del giorno, ancora una volta, sebbene in forma diversa, chiedo che vengano informati i cittadini che si può andare verso una riduzione dei rifiuti, una riduzione importantissima, perché voi dovete solo pensare che Roma produce molti più rifiuti ad esempio di Milano e di Napoli stessa, sono dei dati che si possono trovare facilmente su internet, e che addirittura questi rifiuti purtroppo portano anche inquinamento, ma non inquinamento in quanto magari vengono abbandonati o sversati in modo illegale, ma anche perché il riciclo porta comunque ad un inquinamento ambientale. Anche riciclare i materiali che si vanno a differenziare comunque porta all'inquinamento. Quindi secondo me noi dobbiamo battere, se vogliamo fare veramente la differenza con le altre amministrazioni, dobbiamo battere sulla riduzione come passo prioritario e assoluto, non ce ne devono essere altri prima, cioè dobbiamo veramente fare in modo che tutti i cittadini siano informati, e quindi chiedo nell'ordine del giorno di informare la cittadinanza sulla riduzione di rifiuti anche mediante opuscoli informativi gratuiti consegnati chiaramente a tutti, come ha fatto ad esempio AMA per spiegare la PAP quando iniziò nei municipi. Secondo me dobbiamo iniziare a farlo anche per quanto riguarda la riduzione, con le buone pratiche di riduzione che sono chiaramente conosciute, ovvero l'utilizzo di cose monouso, ma anche buone altre pratiche che non vi sto qui a dire, che iniziano a pensare ad esempio di comprare roba senza imballaggi, perché l'imballaggio è la prima produzione di rifiuto di quando noi andiamo a fare la spesa. È chiaro che io parlo di incentivare queste buone pratiche, poi sarà chiaramente Roma Capitale insieme a chi vorrà lei, magari insieme ad AMA, a individuare le buone pratiche o a incentivare i modi di incentivazione di questa buona pratica. Quindi ripeto, il mio ordine del giorno va in questa direzione, perché secondo me se non si parla di riduzione nel 2021 anche noi abbiamo perso un treno. Grazie.